parleremo dei prodotti del periodo, quindi vi faccio vedere le cose che io amo in questo periodo e quindi niente, iniziamo. Allora, ho il cellulare perché c'è tutto scritto, mi sono annotata tutto e infatti qui vedete anche un po' di cose che vi voglio far vedere. Allora, il primo chiede prodotti capelli del periodo. Allora, qui in realtà ci sarebbe un video da fare a parte, perché per chi appunto mi conosce amo molto prendermi cura dei miei capelli. Quindi in realtà adesso vi faccio vedere giusto qualcosa, poi se volete io vi posso fare un video a parte dove parlo magari dei prodotti che uso, di come mi prendo cura dei capelli, dato che comunque sono nel mondo, diciamo, dell'enne, ecco, io non faccio tinte, non tratto capelli con prodotti chimici, da un paio d'anni mi sono dedicata, diciamo, a questo mondo, mi sono imbattuta in questo mondo dove mi informo quotidianamente su come posso migliorare i miei capelli, e quindi diciamo che tutte le cose che io uso sono tutti prodotti naturali. Vi faccio vedere qualcosa appunto. Poi appunto, come vi dicevo, se siete interessate mi farebbe piacere anche fare un video dedicato esclusivamente a questo. Allora, sono tre prodotti che in questo periodo sto veramente amando ed è questo gel. Io questi qua li compro sui siti online, questo qui infatti l'ho preso su YumiBio, se non ricordo male. E questo è un gel che in realtà ha tantissime funzioni, ha quattro funzioni. Può essere come impacco pre-shampoo, come styling, come diluzione in sostituzione semplice dell'acqua da diluire con lo shampoo o con impacchi. Io questo qui in realtà al momento l'ho usato prima di fare lo shampoo, appunto per idratare bene i capelli, lo lascio più o meno una quarantina di minuti, poi vado ad a sciacquare. È della sezione Aurea e si chiama appunto Antonella, gel bio al meti. Quindi ve lo faccio vedere bene. E poi ragazzi, ha un profumo buonissimo. Io giuro che io amo questo prodotto solo per il profumo che ha, veramente eccezionale. E quindi questo qua diciamo che lo uso spesso, magari anche una volta a settimana, per magari fare un impacco pre-shampoo. Li rende morbidi, lucidi, eccetera eccetera. Poi ultimamente ho scoperto, voi direte che cos'è questa cosa, ho scoperto l'esistenza dello shampoo solido. E questo infatti è lo shampoo della Saponaria solido. Esatto, ed è proprio uno shampoo solido, vedete? Dentro è come se fosse una saponetta. E io, ragazzi, mi trovo da Dio, lava i capelli da Dio, e appunto anche lui ha un odore buono, anche se un po' forte, infatti quando vado a sciacquare un pochettino mi bruciano gli occhi. Però veramente non pensavo che uno shampoo liquido potesse avere questo risultato e mi trovo veramente benissimo. E è un antiforfora, io purtroppo soffro di forfora, e quindi niente, questo diciamo che è lo shampoo del periodo. L'ho provato tipo un paio di mesi fa e mi sto trovando bene. In realtà io vario un pochettino con gli shampoo, nel senso che non uso sempre lo stesso perché sennò il capello si abitua a quello shampoo, quindi cerco sempre di variare, però con questo qui mi trovo veramente bene, quindi lo sto usando molto spesso. E è piccolino, cioè quando l'ho comprato ho detto cavolo, 7 euro di shampoo così piccolo, ma in realtà basta veramente poco. Quando tu passi la mano con questa saponetta, diciamo, sotto l'acqua, poi in realtà fa tanta schiuma e quindi poi in realtà ti dura veramente tanto. Un altro prodotto che secondo me dovete avere tutte, e dico tutte, è questa maschera, sempre bio, dove compro io nei negozi online, questa maschera di Alchemilla, ok?
Alchemilla, maschera acida per capelli normali, spenti, opachi o trattati. E niente ragazze, questa penso che sia la maschera migliore in commercio. Giuro che non mi pagano per dire queste cose, le dico perché veramente lo penso e io quando c'è una cosa che non mi piace lo dico subito, anche perché ho provato prodotti che non mi sono trovata bene, anzi potremmo fare anche un video di questi dove vi faccio vedere magari dei prodotti dove, che ho comprato che magari non mi sono trovata benissimo, scusate se gesticolo. E quindi questa maschera qui io la uso appunto quando mi lavo i capelli e la tengo su un 15 minuti e fa dei capelli, a parte che ha un odore spettacolare e un profumo, scusate, e poi fa dei capelli veramente veramente morbidi. L'ho consigliata anche a delle mie amiche appunto perché la consiglio davvero tanto, perché è veramente ottima e loro mi hanno confermato che è veramente ottima. Quindi ve la consiglio, costa un pochettino, vi dico la verità, perché se non ricordo male costa sui 13 euro, però vi dura, fate conto che io questa maschera l'ho comprata tipo, boh, non lo so, settembre scorso, ce l'ho ancora, perché basta veramente una noce, come si suol dire, e fa l'effetto che deve. La tenete su 15 minuti dopo lo shampoo, poi sciacquate, è una meraviglia. Quindi... scusate, io quando si tratta di capelli mi perdo, ovviamente sta venendo pure brutto tempo, quindi le luci non sono a mio favore. Poi, profumo del periodo. Allora, io non sono una che usa moltissimi profumi, vi dico la verità, nel senso che mi piacciono, però non sono una di quelle che ha 600 profumi. Ne ho uno della Moschino che mi aveva regalato mio papà a Natale, boh, forse un paio di anni fa, e lo uso, sì, però vi dico la verità, io sono un po' fissata con i campioncini e infatti ho tipo questo sacchettino che mi è stato regalato dove appunto ci sono dentro un sacco di campioncini e io a rotazione li provo, ci sono quelli più buoni, quelli meno buoni e io mi sto trovando bene con ovviamente Narciso Rodriguez For Hair, questo, vediamo se si veda. Ok, questo campioncino qui è buonissimo e comunque vabbè, diciamo che in genere uso questi, ne prendo uno a caso, me lo spruzzo ed esco, niente di che, ecco. Quindi questo è il profumo del periodo. Poi, abbigliamento del periodo. Allora, abbigliamento del periodo... in realtà d'estate vorrei sempre vestirmi in 600 modi, ma poi alla fine per il caldo metto sempre le solite cose, vi dico la verità. Però ho fatto una scoperta proprio l'altro giorno, in realtà sapevo che questo trend c'era già da, appunto, da un po' di tempo, però io non mi ci vedo mai. In realtà con il fatto che probabilmente sia un po' dimagrita, ora mi vedo meglio con determinati appunto indumenti. E per chi mi segue su Instagram, non so se appunto avete notato, ho scattato una foto dove ho un outfit con una minigonna di jeans bianca e una camicia. Quella camicia non è mia, è del mio ragazzo. E appunto ho voluto provare perché vedevo che un sacco di ragazze comunque utilizzavano queste camicie da boyfriend, le usavano sia come vestito, sia che come crop top, cose così. E quindi ho detto, vabbè, provo anch'io, vediamo come viene. E devo dire la verità che l'effetto mi è piaciuto, infatti mi sa che adesso mi farò comprare 600 camicie così poi le uso io, fantastico. E quindi ho usato questa camicia qui, azzurra, non mi ricordo neanche dove l'avessi comprata questa, questa è di Bershka, ok, ho usato la sua camicia azzurra, arrotolata perché ovviamente fa caldo, devo dire che pensavo di soffrire il caldo, ma in realtà, devo dire la verità, l'ho usata domenica che comunque c'erano più o meno 30 gradi, sono stata abbastanza bene, non ho patito il caldo, niente. Quindi ho usato questa, andate a vedere la foto su Instagram così vedete come l'ho abbinata e appunto come l'ho indossata e mi è piaciuta davvero tanto, quindi continuerò a usare questi outfit. Poi utilizzo moltissimo appunto, infatti come c'era in quella foto, le gonne. Ultimamente sto usando le gonne, strano, non è da me perché io non sono una molto da gonne, però
devo dire che appunto con il fatto che io sia dimagrita mi piace un pochettino di più a indossare questo genere di outfit. Uso spesso anche questa gonna di jeans, semplicissima. Questa qui la vendo io nel mio negozio. Ricordatevi di seguirmi anche lì perché vendo abbigliamento sia online che nel negozio fisico. Seguitemi su Instagram così vedete tutti gli outfit che pubblico quotidianamente. Quindi questa gonna qui appunto è del mio negozio, il Mosaico Shop. E vabbè, le gonne di jeans in realtà si possono abbinare appunto su qualsiasi cosa. Mi sta piacendo anche un sacco questo top crop di Zara che ho comprato tipo questo inverno con i saldi. E appunto con oggi un'altra gonna di jeans nera, sempre di Zara, quindi in realtà le mini gonne di jeans nell'ultimo periodo le sto usando veramente veramente tanto. Nel frattempo al di fuori da questa stanza sta succedendo il putiferio perché sembra che stia arrivando, non lo so, la fine del mondo. Bene, avevo detto che ero un po' timida, non so se vi ricordate nel video precedente, era il mio primo video, ma poi in realtà quando io inizio a parlare e quando tratto di argomenti che appunto mi piacciono tantissimo, poi io in realtà non aspetto un attimo. Quindi, tornando a noi, questo era l'outfit del periodo, che sto praticamente usando sempre. Dopodiché c'è telefilm del periodo. Allora, telefilm del periodo, in realtà ora ho qualche serie un po' in stand-by perché appunto ho sempre qualcosa da fare e quindi spesso poi magari quando mi voglio rilassare magari mi metto nel letto, guardo giusto qualcosa in televisione, non voglio magari concentrarmi troppo nelle serie TV. Però appunto sto guardando Elite, telefilm che penso abbia spopolato ovunque. E anche se, non so, fatemelo sapere nei commenti se a voi è piaciuto, io sono tipo alla sesta puntata, lo sto guardando un po' a rilento perché appunto non mi sta facendo impazzire, è sempre la stessa trama, fanno sempre le stesse cose, poi vabbè i personaggi più belli li hanno tolti, quindi e quindi vabbè, diciamo che quello, cioè, è un telefilm comunque che mi piace, appunto di questo periodo, anche se quest'anno la serie è un po' meno. E però vabbè ragazzi, cioè era un Viper, non so se mi spiego. E un'altra cosa che ho guardato assolutamente, che pensavo di non consigliare, perché questo telefilm mi è stato consigliato l'anno scorso ma aveva fatto veramente pena, la seconda stagione a me è piaciuta un sacco ed è Summertime. E devo dire la verità ragazze che vabbè io non sono amante delle serie TV italiane, però infatti nella la prima stagione ho detto mamma mia che schifezza, in realtà devo dire che la seconda stagione mi è piaciuta veramente tanto, quindi spero esca presto la terza, anche se vabbè Summertime ovviamente uscirà l'anno prossimo d'estate, però devo dire che mi è piaciuta tanto. E poi vabbè ho qualche telefilm stand by che vabbè magari appunto, magari ve ne parlerò poi quando finirò di vederli. Del periodo, l'ultimo film che ho visto che mi è piaciuto veramente tanto è stato La verità di Grace. È un thriller, io amo i thriller, uno dei generi che guardo più spesso, veramente mi è piaciuto tanto. Dura un pochettino, se non ricordo male dura più di 2 ore, però veramente bello per dirlo il mio ragazzo, soprattutto perché l'ho scelto quel film. E ogni volta che li scelgo io i film mi fanno sempre schifo. In realtà lui mi ha detto hai scelto bene, quindi veramente ve lo consiglio. Poi, canzone del mese. Allora, canzone del mese in realtà, vabbè, del periodo in realtà, canzone del periodo in realtà mi piacciono tutte quelle un po' ballabili, un po' dance, diciamo. E sono un po' i tormentoni dell'estate. Adesso appunto mi piace un sacco quella di San Giovanni Malibu. Mi piace anche quella che ha fatto Noemi, che si chiama Macumba, penso sia uscita da poco. E comunque in genere questo, mi piacciono anche quelle di Elettra Lamborghini, anche se vabbè non è la mia cantante preferita ovviamente, però diciamo sono quelle canzoni un pochettino che ti mettono un po' di spensieratezza, quindi tipo quelle. Poi, make-up del periodo. Allora, make-up del periodo in realtà ragazze, con il fatto che c'è stato appunto il lockdown, mi sono truccata veramente pochissimo. D'estate in genere io non mi trucco
tanto, anche se non ci dovesse essere lockdown, perché appunto fa caldo, sudo, e, cioè, quindi non mi va di truccarmi. Oggi sono truccata perché dovevo fare il video, in realtà non mi trucco di solito, però solitamente quando appunto mi trucco faccio veramente un make up molto semplice. E di solito appunto vabbè, se devo uscire, quindi appunto che magari devo fare, che ne so, una serata, comunque devo andare da qualche parte di wow, allora mi trucco col fondotinta, tutto ciò che c'è da mettere. Altrimenti in realtà mascara, essence, queste ragazze è la vita praticamente, si vede? Ok. E poi sono in fissa con i lucida labbra, io non lo so perché, ma sono andata in fissa con i lucida labbra. Non sono più tanto tipa da rossetto, nel senso che qualche tempo fa usavo un sacco di rossetti di qualsiasi colore, anche rossetti belli, cioè di un determinato spessore, diciamo, nel senso che comunque magari colori forti. In realtà adesso ho cambiato un pochettino il mio modo di vedermi e quindi sto usando un sacco i lucida labbra. Uno è di Kiko, che l'ho preso un po' di tempo fa comunque, questo qui è semplicissimo, e poi l'altro è di Essence, pure questo è molto bello. E vabbè, non vi so dire le colorazioni e tutto perché sono più che altro di tanto tempo fa, non credo che voi li troviate. Comunque vabbè, Kiko 09 questo, e poi questo è Essence Nude, e boh, non sono brava in queste cose. Non sono una makeup artist. Vabbè, comunque lucide labbra in generale, che abbiano appunto un tono come questo che ho addosso, che è questo qua di Kiko, perché secondo me dà un effetto semplice, però alla fine dà un tocco di luminosità al viso, quindi niente di che. Poi vediamo, mi sa che abbiamo quasi terminato, vediamo un po'. Scarpe del mese, ragazze, vabbè, d'estate, in realtà io sono una molto sportiva, nel senso che è difficile che io mi metta tacchi, anche se vorrei iniziare, non che io non li metta, li metto, però non sono una che tipo per andare a fare la spesa la vedi vestita super figa, con magari il tacchetto, cose del genere. No, io più sono comoda meglio sto. Però ho fatto questa scoperta del mese, che sono, ragazze, le ciabattine, cioè le ciabattine basse. Queste qua le ho comprate da Pittarello, sì, a 13 euro se non sbaglio. E vabbè, me le hanno sfottute tutti ovviamente, perché ma vai in giro in ciabatte? Sì, vado in giro in ciabatte perché sono comoda, ho caldo, e quindi sì, e comunque le trovo bellissime nere, e qui hanno tipo queste, non so, borchie, come vogliamo dire, non lo so. E in realtà vorrei riempirmi di queste ciabattine perché veramente, ragazze, sono la svolta, perché le metti veramente con tutto. E quindi diciamo che la scoperta del periodo sono queste ciabattine comodissime. Poi accessori del periodo. Allora, accessori del periodo, vabbè, a parte il fatto che io non sono una che mette molti gingilli, diciamo che ho sempre questa collana addosso che mi è stata regalata quando ero piccolina da una da mia zia, tipo alla comunione, una roba del genere. I miei soliti cerchietti qui, anche se ne vorrei tipo mille di cerchietti. E poi basta, vabbè, l'orologio, questo qua è della Clues, non ricordo come si dice, questo si vede, questo pure mi è stato regalato, vabbè, questo ce l'ho sempre. E poi accessori, se volete chiamarli accessori, in realtà sono questi elastici, qui, vedete? E questi qua li ho presi, se non sbaglio, da Primark l'anno scorso, e questi qua in realtà, raga, d'estate sono la svolta, perché con il caldo, infatti io sempre caldo, poi ho capelli lunghissimi, non so se è, e li vorrei tagliare, e quindi uso questi, me li leggo in qualsiasi modo, trecce, coda alta, chignon, quindi questi in realtà io ve li straconsiglio perché sono tutti colorati, sono carini da vedere.
vedere. Poi vabbè, ci sono tantissimi modelli, poi Primark è pieno di queste cose e quindi mi piacciono un sacco, veramente sono top. Poi cibo del mese, ultimo cibo del mese, ragazze, in realtà del periodo, appunto, come dicevamo, ma in realtà da un bel po' che mi piace, ragazze, il pistacchio. Tutto ciò che è al pistacchio a me piace. Ultimamente infatti sono in fissa con il gelato al pistacchio. Ragazze, da Esselunga vendono un gelato quello sciolto della, non mi ricordo la marca, vabbè, comunque una marca non mi viene in mente, è buonissimo, cioè è tipo vaniglia e poi dentro ci sono tipo dei pezzetti tipo molli, tipo crema sembra, al pistacchio, raga, la vita. Io tipo che mangio quello tutte le sere mentre guardo la televisione, lo so che non si fa, però è buonissimo, ragazze, provatelo. E basta, ragazze, questo appunto è il video del mese. Fatemi sapere nei commenti, appunto, se appunto vi piace questo genere di video, tipo prodotti del mese, prodotti del periodo, che così magari ogni mese potrei farlo. Quindi fatemi sapere nei commenti. E fatemi sapere, appunto, se volete altri generi di video, anche se appunto scusate se dico sempre appunto, ma quando succede, quando appunto magari sono un pochettino timida e quindi devo cercare di essere più friendly possibile, più easy possibile, ce la farò, giuro, per voi. E quindi cosa vi volevo dire? Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, di se magari volete che io faccia dei video apposta per i capelli, dei prodotti, quello che volete. E niente, io vi saluto, vi ricordo di seguirmi sul mio canale Instagram privato e anche sul canale Instagram del mio abbigliamento online. Il Mosaico Shop si chiama, quindi io vi aspetto lì perché ogni settimana e ogni giorno in realtà ci sono novità. Scrivetemi qualsiasi dubbio avete, oppure appunto se avete qualche domanda scrivetemi tranquillamente che io rispondo a tutti. Mi ha fatto un sacco piacere ritornare qui, quindi a fare un secondo video. Sono veramente contenta di essere tornata qui su YouTube. E niente, ragazze, io vi ringrazio, e anche perché qua sta arrivando tipo il finimondo, quindi non c'è più luce. Io vi abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!